Ecco come diventerà Piazza San Giustino, i cui lavori sono in corso a Chieti. L'obiettivo dell'amministrazione, dice l'assessore Risponi, è quello di restituire la piazza alla città l'11 maggio, festa del patrono. Una piazza dove l'esaltazione della bellezza delle quinte dei palazzi storici rappresenterà il valore aggiunto alla riqualificazione, come precisa il progettista Scatigna. Ascoltiamo il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Sindaco, parliamo della riqualificazione di San Giustino, ma come diventerà quella piazza? Allora, sarà una piazza completamente sgombra diciamo, di qualunque ornamento diciamo, urbano, quindi al centro della piazza non ci saranno né lampioni né aiuole e né fontane. Sarà una piazza circondata da panchine, illuminazioni a LED. E per quanto riguarda la pavimentazione, sarà una pavimentazione con pietra di apicena, di apricena, di colorito, di colore bianco-giallastro che rivestirà la maggior parte della piazza. E intorno o davanti al tribunale, davanti al palazzo Mezzanotte ci sarà un altro tipo di pietra vulcanica di colorito grigiastro, mentre davanti al municipio ci saranno delle piastrelle che avranno il nome di tutte le contrade della città. Voi contate di inaugurare entro l'11 maggio, che è un giorno particolare per Chieti perché è santo patrono San Giustino. Assolutamente sì. Allora, la piazza ci era già stata promessa da riconsegnare, come si dice, chiave in mano per giugno 2022. Io e l'assessore Rispoli stiamo premendo sull'ingegner Scatigna, che è responsabile dei lavori, e per riaverlo proprio il giorno del Santo Patrono. Abbiamo ricevuto un'assicurazione di massima che ciò potrebbe essere possibile, e intanto anticipo che per il Venerdì Santo sarà costruita una passerella per dar modo alla processione di uscire, come di tradizione, dalla cattedrale di San Giustino e quindi fare il suo solito percorso, a Dio piacendo che a Pasqua, insomma, e Venerdì Santo, questa pandemia si sia attenuata e ci permetta di goderci, dopo anni, una normale processione. I reperti archeologici che avete trovato? Allora, per quanto riguarda i reperti archeologici, saranno inseriti in una specie di museo che costruiremo vicino al municipio.